Oggi vi presento una delle mie piale preferite, una piale della Veritas, la Bevelab Smoother Plain. Questa è la scatola che riceverete a casa se la ordinate e all'interno ci sono alcuni fogli Veritas che vi spiegano insomma, la precisione delle lame, il sistema Norton delle varie pialle, come vengono utilizzate. C'è la guida delle piale Bevelab, quelle col bisello girato verso l'alto, e poi all'interno troviamo la sua lama, come sempre la Veritas confeziona le lame a parte, in questo caso è una lama A2 a 38 gradi. Okay. La pialla è confezionata come al solito nel piale Veritas all'interno della carta antirruggine e antiossidazione, e a questo punto vi faccio vedere la piala che utilizzo io con molta soddisfazione da anni oramai e che da quando l'ho scoperta mi ha cambiato sinceramente la vita. È una piala molto versatile che funziona molto bene, anche se è nata diciamo come piala di finitura, io la uso anche poi per sgrossare per tanti usi perché la trovo veramente molto efficace. È una pialla che, è una piala che combina larghezza e peso ideale per produrre dei piani incredibili di finitura. Ha una seduta ad angolo basso e il corpo del modello è quello che viene chiamato coffin, per cui vedete che è un po' più largo, un po' più stretto delle piale normali. La suola è lunga 25 cm e mezzo. Il peso è 2,2 kg, la lama è larga 57 mm e viene data in dotazione una lama da 38 gradi come angolo di bisello, l'angolo di seduta molto basso è di 12, per cui 12 più 38 avrete un angolo di taglio di 50 gradi che si adatta benissimo per ridurre al minimo lo strappo anche sui legni più difficili. Vengono forniti anche opzionalmente la lama a 25 gradi e la lama a 50 gradi per avere ancora un taglio, diciamo, per legni ancora più difficili, controvena o molto difficile, insomma, da piallare senza strappare. Come tutte le Veritas, è una piala molto efficace, studiata benissimo, realizzata in modo eccezionale. Abbiamo detto l'angolo di seduta a 12 gradi, ha il sistema di orientamento della lama Norton. La lama è una lama molto spessa, 5 mm, e ha il suo solito controferro molto semplice da regolare e molto efficace con un piattello molto largo. E una delle cose molto interessanti di questa pialla è la regolazione della bocca, che è molto semplice. Innanzitutto c'è un pomello in legno che dopo la vedrete anche in uso, è molto comodo e conferisce una presa della pialla molto 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 efficace. Il pomello stesso è il blocco anche della suola, quindi mollando la suola si muove avanti e indietro. Una cosa molto bella di questa pialla qua è che c'è anche questa vite di regolazione, per cui che limita, diciamo, la rientranza della bocca, per cui potete regolare con questo in modo molto fine la distanza tra l'angolo di taglio, cioè proprio dalla lama alla bocca stessa. Adesso la vediamo montata. Questa è la manopola che regola l'alimentazione della lama verso l'esterno. E adesso la montiamo e vi faccio vedere come funziona. Montiamo la lama. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi che è molto importante, come in molte piale Veritas, verso la fine dell'alloggiamento della pialla, la Veritas smonta questi due grani, adesso ritiro fuori la lama così lo vedete meglio, questi due grani che si regolano dall'esterno
e che servono praticamente per bloccare la lama in posizione, impediscono a questo punto che cambi posizione, quindi quando piallata anche legni duri la lama non si muoverà più, aiuta anche a limitare o eliminare completamente il chattering, cioè la vibrazione della lama, e quindi consentono, insieme al sistema Norton e questi due grane che voi potete muovere in un senso o nell'altro, una regolazione perfetta della fuoriuscita della lama, oltre poi a tenerla bloccata e quindi, come ho già detto, a impedire che poi si muova durante l'uso e anche limita il chattering della lama se la usate su legni duri. Si ricompone molto facilmente, si toglie molto facilmente. Adesso procediamo a una prima regolazione. Già praticamente perfetta perché avevo già regolato i grani giusti, quindi tutta bene, però ho mosso un attimo il Norton, adesso un attimino che andiamo un pochino, ecco qua. A questo punto chiudiamo bene il controferro, tiriamo un po' indietro la lama con la manopola di regolazione, definiamo quanto vogliamo avere di bocca. In questo caso, dato che devo sgrossare il piano del fondo, la tengo un po' più larga per fare dei truccioli un po' più pesanti, ma prima avevo piallato la tavola, avevo dato una sgrossatura alla tavola e, come vedete, si riescono a realizzare dei truccioli veramente sottili, praticamente trasparenti. È una piala veramente incredibile. Adesso cominciamo a provare piala. È molto maneggevole, un punto di gravità molto basso, è molto stabile, è molto facile. Il peso e la larghezza della pialla, della grandezza della pialla è perfetta, perché si riesce a tenere molto bene. La pialla funziona benissimo. Avendo un appoggio così largo, ovviamente vi permette anche poi di riuscire a spianare decisamente molto più velocemente e molto più efficacemente rispetto a tutte le altre piale. È una piala che io consiglio molto, ripeto, a me veramente ha cambiato la vita su molte lavorazioni, lo uso oramai quasi per tutte le cose, alcune volte anche per le giunte. Mi trovo veramente molto bene e ve la consiglio a tutti.